Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Anche oggi abbiamo i maglioni natalizi, cioè ce li avremo sempre. Allora ragazzi, quest'oggi video a tema collegio, ma non è una reaction, è una prova ad indovinare quanti follower hanno in questo momento, è 27 novembre. Allora ragazzi, io nel telefono ho preso la lista di tutti i collegiali. Prima di iniziare anche voi scrivete per ogni personaggio la vostra previsione. Mi raccomando, come dico sempre, non barate. Noi mettiamo il cuore a quelli che pensiamo che non barino, quindi attenzione, se li dite tutti giusti so già che avete barato. E sì, Alice li controllerà, però non adesso, non barare, barona. Allora, iniziamo dalla prima. Sara Masserini è quella lì a cui faceva il filo Filippo. Allora, secondo me, io dico 48.000 follower. Io 27.000 volevo così dire. Così poco? Secondo me non la seguo. Io 48, nessuno. Vediamo chi si avvicina di più. Non ci credo! Oh, giuro che non avevo. Raga, 26.000! Non ci credo! Non ci credo, ho vinto io! Ma come hai fatto? Oh, vai, 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 sono carica ora. Secondo Alessandro Giglio, uno dei miei personaggi preferiti. Allora, Alessandro Giglio, io dico... Io qua non lo so. Io vado ancora sui 48. No, secondo me di più. Io dico 87. Tu non hai guardato, vero? Eccolo qua. 39.000! Madonna, ha vinto Mirko! Cioè, incredibile. Quest'anno non hanno fatto molti follower. No, quest'anno zero. Strano. Giada Cascino, che dove c'è lei c'è sta Cascino. Ma lei li ha fatti una sessantina, secondo me. 63.000, io dico. 63? Io dico, di Cascinetta, dico 80.000. Secondo me lei ha fatto scalpore. Cavolo, mi sa che c'hai ragione. 103.000! Ma come ha fatto a fare così tanto? Perché comunque ed è pure lei... uscita dal collegio. Oh, raga, sto perdendo malamente, quindi devo riprendermi. Giovanni Junior D'Ambrosio, che sarebbe Jenny. Secondo me 54.000. Anzi, io vado sui 48, perché questo 48 mi piace. Sapete perché? Non mi sa di fashion blogger. Tu 48.000? Lui. Per me no, per me è più basso. 30. Forse hai ragione tu. No. 28,9. Ho vinto io, siamo 2-2 qua. Tu sei più brava con quelli che ne hanno di meno, io con quelli che ne hanno di più. Federica Cangiano. Allora, io Federica Cangiano, 14 anni, Napoli. Secondo me lei è abbastanza fashion bloggerina, Per me 17k. Dico 51k. Eccola, oh, già c'è la foto da fighetta, quindi per forza almeno 50.000 follower. 52,8! E andiamo, perché sì, ma perché è carina. Ma pensa te. Allora, Davide Maroni, 16 anni. Davide Maroni. Chi è Maroni? Come chi è Maroni? Ma Maroni è quello che si è andato via dai Maroni. Si è levato dai Maroni, sì. Maroni, ahimè, purtroppo devo dire che ci avrà almeno 100.000 follower. 63, dai. Davide Maroni, che 104. Tu non ci voglia, non ci voglia, cavoli vostri, siete stupidi, seguite gente indecente. Gesù santo, io non ci posso vabbè, dire. 104.000. Basta rispondere male a un insegnante. 100.000 e mandarla a quel paese e faccio 100.000 fa. Ma vado anch'io. Tocca a Vincenzo Rubino, uno dei miei personaggi preferiti. Ah, il ballerino. In assoluto. Avrà 10 follower perché Vincenzo Rubino, io dico 32. Anche se volevo dire 35. No, io direi 30. Oh, mo è 31. 25,6. Mi sono avvicinata io. Ho vinto io ragazzi. Ho vinto io, c'è. Vabbè, siamo 4-3 per me, cara. Ora tocca a Rebecca Parziale. Ah sì, no, questa 200, 250. Attenzione ragazzi, che siamo nella parte calda. Rebecca Parziale, io qua ci sparo un bel... Io 250. No, 250 ancora sì, no, sì. Presto. No, no, fidati. Io dico 178. E Rebecca Parziale. Scusate ragazzi, sono troppo un genio. 4-4 ragazzi. Prossimo collegiale ragazzi. Lorenzo Sena, 14 anni, Viareggio. Forse Lorenzo Sena. Quello là biondino con gli occhi azzurri, educato. Secondo me 18.000. 18 sono pochi pochi veramente però. Io direi un po' di più. 24 dai. Cerca. Allora. No, no, non ho ottenuto. No, ragazzi, beh, ragazzi ho sbagliato. È vero. Non ho tenuto in considerazione il fattore bellezza. Perché capito? È vero, nel collegio non parla mai. Non ci dai casa questa persona. Porca vacca, ho sbagliato, raga. Siamo 5-4. Questo, sto vincendo. Ammetto, è stato un errore da principianti. Anche i migliori come me sbagliano, purtroppo. Sì, peccato che stai sbagliando da un pezzo. 5-4. Maria Sofia Pia Federico. Ma lei ha 16 150. Anni. Valmontone, Roma. 150.
50 tu, Maria Sofia? Il 178 che ho dato a Rebecca lo do a Maria Sofia, 178. 152, così per sfizio. 152? Sì, perché mi dà fastidio lo zero. Eccola, sei pronta? Vado. Vai. Raga, no, non ci credo, avevo messo 150 e ho detto metto 152 per sfizio. Ma vi rendete conto? No, vabbè. Lei ho vinto io, 6-4. Allora, andiamo avanti. Cristiano Carol Russo. Quello ricciolino. Che parla un po' così. Sì, alla Malgioglio. Saprei. No, allora, lui, ragazzi, stavolta non cado nel tranello. 73k, dai. Lui è anche bello. Secondo me 51.000, come avevo dato alla Cangiano. Eccolo qua. 27,9, ho vinto. Madonna, strano però. Pochi ne ha. Vabbè, raga, ho vinto io. Mi dispiace, Alice, che facevi tanto la figa, adesso hai perso. Sveva Accorrà, 14 anni, che è durata 5 minuti. No, cioè, 5 secondi. Lei. 25.000, direi. Io dico 18.000, come ho dato a Sena. 18,8. Aspetta, no. Non gioco più prima di te. Basta. Avrei detto comunque 18. Non lo so. Simone Casadei, 16 anni, coreano. Ah, lui un milione. Vorrei dire 178, ma dico 148. 63k. No, hai perso. Hai perso. Spero nella dell'intelligenza delle persone io. Vinto io. Beatrice Genco. Allora, Beatrice Genco, secondo me, 28.000 follower. Contando 32. Allora, sicuramente avrà un botto di follower. Ah, io ho 28, scrivi 28. Vado? Vai. 43,6 mila. Ho vinto io. Ho vinto io, ragazzi, comunque. Filippo Romano, ragazzi, 14 anni. Filippo Romano, io dico 28. Mi piace questo 28. Tu? No, anche 47, 48. Esagerata. Via. 23, bravo. Bravo, ti facile, sei facile. Hai vinto facile. Tu. Facile. Elisa Cimbaro. Quella la gotica, 24k. Assolutamente no, 38k. Ma tu sei pazza, la Cimbaro è bella. Tu devi ragionare con la mente dei bambini. Quanto avevi detto tu? 38? Perfetto. No, ho detto 28. 38k. Hai detto 38. Ho detto 28. Ecco la ripresa, vado a vedere. Ho vinto io. Dai, Elisa, però devi fare. Perché non mette storie? Elisa, datti da fare, però. Edoardo Lofaso. È lui, Edoardo Lofaso. Ah, sì, lui è educato. 19.000, quindi... anzi 18. Tu quanto? No, 32. Sì, lei... Anche di più, secondo me. Di 32. Stai spaccando in questa chat. Mamma mia, ragazzi. 10 a 7 10 a 7. Il potere della condivisione. Valentina Comelli. Quella che ha degli occhi splendidi. Oh, no, uno schiacciare, Occhi di gatto. Prima io. Ok, Valentina Comelli ne ha. Ok, io l'ho scritto. No, devi dirlo. Io te lo dico sempre prima. No, caro, quando tu dici il tuo Federica Comelli dico Valentina, no. Ah, Valentina. 35.000 followers. Tu quanto hai messo? 47. Però... Sì! Facile! E andiamo a recuperare questa partita. Vai, crediamoci, con il cuore si vince. Raffaele Fiorella, andiamo con Fiorelluzzo. Fiorella. Ah, Fiorelluzzo mio, io metto 48. Oh, no, no, 48, no, 30. 38. 66 ho messo. Mi sa che ha vinto lei. No, non posso accettare un'altra sconfitta. 25. Come 20, raga, come 25k. Tra l'altro salutiamo Fiorella che ci segue. Patico. Vedi che mi segue. Vedi, a te non ti segue, segue solo me. Perché... Grazie, ora che hai visto questo video mi devi seguire. Perché ha capito tra noi due chi è quello che ha più stile, più esperienza, più classe. Andiamo avanti. Più zero. Anastasia, quella lì. Quella che ha litigato per l'amicizia. Quella che ha litigato con Rebecchina. Allora, Anastasiella, io vado pesante, perché lei è proprio bella, vado sui 128. Io ho messo 168. Perché adesso devi mettere anche tu l'8 alla fine che lo ma metto? Che ne so. Mi è barato. 128, precisi. 45.000, è pochissimo. Cosa? Hai vinto di nuovo tu. Raga, ma che problemi avete che questa qua non la seguite? Cioè, cara Anastasia, il collegio c'è da 2 mesi e tu hai messo 5 foto. Se vuoi un manager, scrivimi e ti faccio salire il profilo come una bestia. 10 a 10. Raga, abbiamo pareggiato. Già, ragazzi, abbiamo pareggiato.
Raga, però intanto non ho perso, quindi questo è una cosa positiva. Beh, stavo vincendo io, poi c'è da dire che alla fine ho avuto una piccola rimonta. Guarda caso la rimonta, sapete quando l'ho avuta? Quando ho smesso di dire prima i miei peccato follower. Che io pure lì ho smesso di dirli prima a te. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qua con un prevedibile non è vero, pareggio. Non è vero, che è strano, è normalissimo. Non l'avrei assolutamente previsto un pareggio. Bene ragazzi, allora il video finisce qua. Vediamo quanti di voi, come dicevo prima, sono riusciti ad indovinare. Vediamo quanti ne avete indovinati, quanto vi siete avvicinati. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao. Vabbè, ragazzi, ciao Chico. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.